minaccia al sindaco di Caulonia, manifesti a morte affissi sui muri della cittadina. Commissariata la ragioneria Asperegina, un commissario gestirà il debito. Il sindaco di Polistena diffida la città metropolitana, incuria nella viabilità. Consiglio regionale fuori Ferro e Cannizzaro, votata incompatibilità. Bombardieri, primo giorno di lavoro a Reggio Calabria, insediamento in procura questa mattina. Bovalino Bagnara, referendum, si torna a parlare, incontro di sindaci. Bentrovati, giornale di Telemia. Esplicite minacce di morte giunte al sindaco di Caulonia Caterina Belcastro e all'intera giunta. Seguiamo su questo fatto grave. È stata una lettera anonima giunta alla residenza municipale di Caulonia Superiore lunedì scorso ad annunciare che se non ritirerete entro 15 giorni i bollettini della Tari vi gambizzeremo. Sindaco e giunta, guardatevi le spalle dei vostri cari. All'interno della busta gialla, insieme alla lettera di minaccia, un ritaglio di giornale con la foto del sindaco Caterina Belcastro, esponente del PD ma sostenuta da una lista civica che ha vinto le elezioni da pochi mesi. La lettera, scritta a mano, è ora all'attenzione dei carabinieri della stazione di Caulonia, che stanno indagando sull'accaduto e stanno verificando se esiste qualche collegamento con il manifesto funebre apparso proprio ieri mattina sui muri della cittadina. Un clima molto teso che certamente non contribuisce a rasserenare il confronto politico che negli ultimi giorni è sfociato in risse verbali. Intanto ieri sera, con i voti della maggioranza, è stato dichiarato il dissesto dell'ente. Ieri abbiamo avuto alle ore 19 in studio a Telemia il sindaco Caterina Belcastro. Ascoltiamolo come ha commentato le minacce di morte. Per rispetto del sindaco, non l'abbiamo detto prima perché non aveva la voglia di dirlo. Ora credo che sia arrivato il punto di dirlo: il sindaco è stato minacciato di morte. Le accuse, la minaccia di morte è arrivata direttamente al comune, ora ce ne parlerai visto che la cosa l'abbiamo resa pubblica. Aspetta che completo, è arrivata una lettera minatoria pesante dove veniva minacciato di morte e venivano, tra virgolette, tra le altre cose, dato una scadenza per compiere degli atti. E qui riguardano anche le tasse, dobbiamo dirlo, quelle che sono state imputate prima, entro un termine temporale, se non vengono revocate alcuni tipi di tassazione, di fatto l'hanno minacciata, hanno minacciato di morte, di ucciderla, che devono fare di più. Guarda, è molto pesante questa cosa, ti prego di parlarne perché con tutta la timidezza del caso, credo che ovviamente sì. C'è un'indagine in corso, mi è stato chiesto, diciamo che è passata una settimana da questa minaccia, mi è stato chiesto di non parlarne fino ad ora, e questo dico che è frutto di questo clima di tensione e di odio che purtroppo, ripeto, è stato creato artatamente, e questo mi dispiace perché appunto si divulgano notizie false, si stravolgono le notizie e questo non fa bene a Caulonia, non fa bene ai caulonesi. I caulonesi sono altro, Caulonia merita altro, quindi ritengo veramente che queste cose, capisco che possono fare breccia in colui che vive un disagio, e ce ne sono di persone che vivono il disagio, che vivono un disagio sociale e che quindi hanno difficoltà e fanno difficoltà. Quant'è che immaginano che tu potresti revocare la Tari? C'è qualcuno che lo crede? Che ma tu saresti in grado di farlo? Non posso, nel senso che tu sai benissimo che soprattutto per quanto riguarda la Tari e l'acqua, quindi l'idrico e la poi sull'acqua la ne parleremo e la tassa dei rifiuti sono tasse praticamente che si devono, il cui costo deve essere coperto al 100%, e quindi purtroppo non è nelle mie possibilità ma nelle possibilità di nessun amministratore né non mandare le tasse né revocare quelle che si sono mandate. Noi non abbiamo fatto altro, abbiamo fatto un manifesto, lo abbiamo anche detto, perché comunque noi abbiamo fatto il giro abbiamo fatto delle assemblee pubbliche
siamo stati a Ursini, siamo stati a Campoli, abbiamo fatto due iniziative pubbliche a Caulonia Superiore, a Caulonia Centro, lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito, ma figurati quale trovami un amministratore che si alza la mattina e dice voglio vessare i miei cittadini, nella mente di nessun amministratore. Purtroppo ci sono state due delibere della giunta regionale che hanno aumentato il costo del conferimento dei rifiuti in discarica per quei paesi come Caulonia che non ha la raccolta differenziata, e quindi è una scelta obbligata, è un obbligo per noi aumentare la tariffa dei rifiuti per coprire i costi al 100%. Ascolta, Edi, dopo questa minaccia che immagino abbia turbato te, ma non solo te, la tua famiglia, i tuoi genitori, insomma tutti quelli che ti stanno intorno, e immagino anche gli stessi amministratori che stanno vicini a te, c'è qualcuno qua in studio che assiste, non diciamo chi, però la più giovane, lo possiamo dire, la più giovane che vi segue sempre. Io devo dire che vabbè, ringrazio tutti, cioè loro sono... Vabbè, ecco, ma insomma, cosa è cambiato? Allora, nel senso... Anche rispetto a questo... vile gesto di oggi, abbiamo ricevuto un po' tutti la solidarietà, ma non solo dei caulognesi, perché appunto Caulonia non è questo, Caulonia si distingue da questi atti ignobili, ma la solidarietà di tutti i colleghi della Locride, che ringrazio, perché veramente sono atti vili che lasciano il tempo che trovano, che purtroppo, ti ripeto, sono frutto di un clima di tensione che si è creato. Fatti affiggere sui muri di Caulonia, manifesti a morte sul comune di Caulonia. Io volevo far vedere purtroppo quello che è apparso oggi sui muri di Caulonia, spero che la regia riesca a mandarlo in onda. È un manifesto funebre che, anche se c'è dell'ironia, purtroppo, dico io, può servire, non si sa chi l'ha, è anonimo, vero? Sì, è comparso questa mattina, mi pare. Sì. Ecco, è stato affisso durante la notte. Ecco, credo che qua vi si addebiti, al di là dell'ironia della morte comune, vi si addebiti, diciamo, il fatto di aver messo su tante tasse. Guarda, io voglio partire proprio da questo. Tu stai mostrando questo manifesto che veramente io non ci trovo nulla di ironico, anzi addirittura questo, per quanto mi riguarda, è un gesto di pessimo gusto e di sciacallaggio politico, e sono veramente inorridita da tanta cattiveria, perché questo Caulonia non merita questo e non era mai scesa a questi livelli. Quindi io ritengo che praticamente ogni cittadino per bene di Caulonia si deve sentire offeso da quel manifesto. Invito la minoranza a prendere la distanza ovviamente da questi che sono gesti vili, ignobili e che sono soltanto uno sfregio ai caulognesi e basta. Io dico che è legittima la dialettica politica, ribadisco, è legittima l'opposizione deve fare l'opposizione, deve scendere in piazza, perché all'opposizione compete quel ruolo e a noi compete un ruolo diverso, che è quello di amministrare. Però questo è un gesto vile perché proviene da ignoti, come dicevi tu, che si nascondono dietro questo manifesto, dietro questo atto veramente inqualificabile, e perché la politica si fa a viso aperto. Chi fa politica lo deve fare a viso aperto, non si può nascondere dietro un atto del genere. Ieri il Consiglio Comunale ha dichiarato ufficialmente il dissesto. Rimaniamo in città. Dissesto dichiarato. Da ieri a Caulonia è ufficiale il crack. Ad aprire la seduta, convocata ieri, è stata il sindaco Caterina Belcastro e l'assessore al bilancio Attilio Tucci. I toni pacati, ma l'atmosfera tesa, complice probabilmente la comparsa nelle ore precedenti alla seduta sui muri della città di numerosi manifesti funebri affissi da ignoti che ironizzavano pesantemente sulla situazione debitoria dell'ente. Il dissesto economico-finanziario del comune è stato spiegato in aula, ha radici profonde e parte da lontano. Tra le cause è stato evidenziato sicuramente la scarsa capacità di riscuotere i tributi. Il deficit del comune ammonta in totale a circa 3 milioni di euro, tuttavia, ha riferito la Belcastro all'aula gremita, incombe anche una scure da 8 milioni di euro per un contenzioso riferito agli anni 80. Abbiamo sempre invitato la minoranza alla massima collaborazione. Abbiamo dato piena disponibilità al confronto, al dialogo, alle proposte,
alle soluzioni. Mai nessuna soluzione è pervenuta a questa maggioranza. Mai. Nessuna proposta. La politica è cosa seria. Io la intendo come tale. E serio doveva essere l'approccio rispetto a questa tematica, che è una tematica molto delicata, che interessa le sorti di questa comunità. Questa serietà non c'è stata dagli amici e consiglieri di minoranza. Solo pubblicità, ad ogni costo, mistificando e stravolgendo la realtà, la verità. L'ho detto prima, lo ribadisco, le elezioni si vincono e si perdono. La campagna elettorale è finita, finita. Se aveste avuto a cuore le sorti della vostra comunità, del vostro paese, avreste avuto un atteggiamento diverso. Anche perché non capisco come si fa veramente a vestirsi e a svestirsi delle competenze e quindi vestire ruoli a secondo laddove si sta o si siede. Sul futuro di Caulonia ritengo che ci voglia massima serietà. Il nostro obiettivo, lo ribadisco, è stato, sarà anche in futuro, soltanto l'interesse di Caulonia, dei caulonesi e delle prossime generazioni. Perché non parlate il linguaggio della verità? Perché mistificate la verità? Perché stravolgete la verità dei fatti e degli atti? Me lo chiedo, perché non parlate il linguaggio della verità? Volete illudere i cittadini? Ma non andiamo da nessuna parte a illudere i cittadini. In tutte le riunioni che abbiamo fatto, e ne abbiamo fatte di riunioni nel momento in cui è stata cristallizzata tutta la situazione debitoria dell'ente, mai una proposta dalla minoranza, mai, e sfido tutti i consiglieri di maggioranza, ma anche loro, di quelli di minoranza, a smentirmi su questo fatto. Perché si deve far credere ai cittadini che l'ente poteva accedere al piano di riequilibrio? Ma perché? E ribadisco, sono dei tecnici, siete dei tecnici, siete dei consulenti, dei commercialisti. Non posso credere che non conosciate la normativa. Ma perché non parlate il linguaggio della verità? Per questo, perché non ti puoi vestire e svestire del ruolo contemporaneamente. Quando abbiamo consegnato a voi i dati dei debiti fuori bilancio, non avete fatto nulla, ve li siete presi, ve ne siete andati, non avete detto nulla, non una proposta, non una soluzione. Né nella prima riunione, né nella seconda riunione. Il piano di riequilibrio si può fare soltanto nel momento in cui l'ente approva il bilancio di previsione. Noi non abbiamo fatto decorrere i termini, noi non abbiamo approvato quella proposta, quello schema di bilancio che è stato proposto dalla responsabile dell'area. Ma perché non l'abbiamo approvato? Perché in quello schema di bilancio, redatto a soli 2 giorni dalla comunicazione in cui ci veniva detto chiaramente, a chiare lettere, l'impossibilità di chiudere il bilancio in pareggio, a soli 2 giorni veniva proposto uno schema di bilancio in pareggio, ma senza debiti fuori bilancio. Cioè non c'era nessuna menzione dei debiti fuori il bilancio, nessuna copertura dei debiti fuori bilancio emersi, certificati dalle aree. E questa è la verità. L'ente dunque, sommerso dai debiti, non è riuscito a trovare la giusta copertura necessaria al risanamento, un concetto riferito chiaramente anche da Attilio Tucci. Dissi, fidati di me, e l'ho detto pubblicamente, fidati di me, perché io non sono un affarista,
Io non sono un affarista. Fidati di me e vedrai che insieme questo paese lo potremo cambiare. Noi questo paese lo stiamo cambiando e stiamo mettendo agli angoli ogni tentativo velleitario di affarismo. Il comune deve essere un ente che deve gestire servizi, non a disposizione di chi lo può utilizzare esclusivamente per scopi elettorali e dice il falso facendo di mentire. Noi stiamo scrivendo oggi una pagina nuova, e sai perché te lo dico? Perché nonostante tutto, in questi giorni, un solo rigo che fosse suffragato dalla legge è stato proposto a questo Consiglio Comunale. Tutto quello che è stato detto infrangeva terribilmente, terrificatamente la legge. In nessun tunnel c'è quello che la minoranza ci ha proposto. E io conosco un solo testo, che è quello. E a quello noi ci siamo ispirati. Grazie. A prendere la parola anche il vice sindaco Domenico Campisi, che non ha mancato di lanciare una frecciatina a chi, ai tempi in cui sedeva tra i banchi dell'opposizione, non avrebbe dato la giusta importanza alle istanze da lui mosse. Di condanna per il paese ha invece parlato Francesco Cagliuso. E io ripeto che i miei amici che hanno parlato in piazza, oltre a me, hanno usato violenza politica, dialettica, non l'hanno usato. Rassereniamo il clima, però mi fate questo tipo di intervento, non ci sono segnali, ci rimproveri che non siamo venuti a consigli comunali, noi non siamo venuti a due consigli comunali, uno che ci avete convocato e sapevate che Lancia era non so dov'era, io avevo un problema ospedale, siete andati avanti, non c'è il popolo che dice, ma assolutamente, l'altro perché l'avevamo annunciato dicendo che fino a quando il prefetto non ci convocava noi non venivamo in consiglio comunale, e lo fatto politico. È un fatto politico, perché stiamo dicendo? Alla fine hanno votato per il dissesto la maggioranza e contro l'opposizione di Officina delle Idee con Antonella Iarace, Lorenzo Commisso e Francesco Cagliuso. Il Consiglio Comunale di ieri è stato preceduto da un giallo. Inizialmente era stato negato l'accesso alla stampa di poter effettuare riprese all'interno della sala del Consiglio. Solo dopo l'intervento del nostro editore c'è stato il chiarimento con l'amministrazione cittadina e le forze dell'ordine ed il servizio pubblico è stato garantito. Ma abbiamo comunque registrato delle rimostranze. Le dichiarazioni con Ilario Circosta di Officina delle Idee. Una cosa gravissima ed inaudita, non hanno fatto entrare la stampa, le televisioni a riprendere il Consiglio Comunale, né Telemia né Ciavola, che avevano intenzione di riprendere il Consiglio, sono stati sbattuti fuori, ennesimo atto di inciviltà nei confronti dei cittadini caolognesi. L'aula del Consiglio è stracolma, è piena, chi voleva assistere al Consiglio non è stata data questa possibilità. Caolonia vive ancora in questa situazione, ancora una mancanza di rispetto nei confronti dei caolognesi, si sta discutendo del futuro di Caolonia e non è stata data la possibilità di registrare il Consiglio. Diciamo, questa è una situazione veramente antidemocratica, non capiamo che cosa muova gli amministratori, che paura possano avere a che i cittadini di Caolonia vengono effettivamente a conoscenza di quello di cui si sta discutendo. Questa è la situazione in cui oggi si vive a Caolonia. Pure la libertà di stampa viene limitata, viene censurata la stampa. Veramente vergognoso. Regione Calabria, ieri Consiglio regionale out a due consigli regionali appena eletti parlamentari, la Cannizzaro e Ferro. La nube elettorale del 4 marzo, le cui conseguenze sono note a tutti, ha attraversato minacciosa ieri il cielo del Consiglio regionale riunito in seduta ordinaria e finendo per certificare la presenza di una forte difficoltà all'interno della maggioranza. A segnalare questa condizione sono stati i consiglieri regionali Mimmo Tallini e Mimmo Bevacqua, che entrambi hanno chiamato l'Assemblea a una maggiore responsabilità. Il casus belli è esploso allorché è venuto a mancare il numero legale e il consigliere Gianluca Gallo ha ricordato che è stata la minoranza a garantire tale presenza nelle ultime 5 sedute. A fare il contracanto di Gallo ha provveduto il consigliere Carlo Guccione del PD, affermando che da tempo c'è un evidente problema politico e che occorre una verifica di maggioranza. Un siluro alla sua maggioranza,
Sul punto, il presidente della Regione Calabria, Oliverio, ha risposto a Gallo e Guccione, specialmente a quest'ultimo, invitandoli a mo' di sfida a presentare una mozione di sfiducia. A conti fatti, le assenze endemiche riguardano prevalentemente quei consiglieri DEM pochissimi che da tempo sono in sofferenza non tanto con il proprio partito quanto con i decisori regionali del medesimo. A inizio seduta, sempre Carlo Guccione aveva tentato di inserire la discussione su Calabria Verde, che nella precedente seduta aveva accusato il governatore di doppia morale per via dell'iter giudiziario in auto. L'Aula ha incanalato la richiesta nel rispetto del regolamento. Ieri è stata anche la giornata del congedo da Palazzo e dalle funzioni degli onorevoli Vandaferro e Francesco Cannizzaro, su cui è caduta la scure dell'incompatibilità. Ma non ce n'è stato bisogno, perché Francesco Cannizzaro formalizzerà le dimissioni mentre la Ferro lo ha fatto tramite Fausto Orso Marzo. E comunque si è formato il governo Salvini Di Maio mettendo la ceralacca. Passando alle pratiche esaminate, l'Aula di Palazzo Campanella ieri ha approvato le seguenti mozioni: sullo stato di attuazione della rete oncologica calabrese UBSPOC ad integrazione territoriale, istituzione del centro regionale di farmacovigilanza, sul miglioramento e sostentamento del parco astronomico Lilio di Savelli, mozione di solidarietà in favore della popolazione curda perseguitata nei territori della Siria e dell'Iraq. Approvati anche 3 ordini del giorno sulle conseguenze dell'eliminazione dei dazi sulle importazioni di olio extravergine dalla Tunisia, sui lavoratori del contact center di Poste Italiane di Lamezia Terme, sulla situazione occupazionale e imprenditoriale del comparto agricolo delle Piane di Sibari e Cammarata, un 4° ordine del giorno sulla riorganizzazione del sistema di interventi e servizi sociali è stato rinviato. Infine, durante la seduta, è stata approvata la proposta di legge tutela con conservazione e valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese. I finanzieri della compagnia di Vibo hanno dato esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di 2 società facenti parte di un gruppo di fatto riconducibile a noti imprenditori da tempo attivi nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali edili. Il provvedimento scaturisce all'esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica Lametina finalizzata ad accertare eventuali responsabilità penali a carico degli amministratori di una società dichiarata fallita nel settembre del 2015, che hanno tra l'altro portato la denuncia dei relativi amministratori per il reato di bancarotta fraudolenta. Andiamo adesso ad un'altra operazione: blitz la Polizia di Stato di Crotone contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, 6 arresti e 16 le persone denunciate e sottoposte all'obbligo di firma presso la questura. L'indagine della squadra mobile, durata diversi mesi, ha documentato l'impiego di minori nell'attività di spaccio, utilizzata anche la figlia 13enne di uno degli arrestati per il confezionamento e la vendita della cocaina. Cambiamo ancora pagina, ci occupiamo di giudiziaria e di Puerto Liberado, un'organizzazione criminale molto pericolosa con consolidate relazioni internazionali con narcos sudamericani e che usava come punto di entrata di grosse quantità di droga il porto di Gioia Tauro. Un'organizzazione criminale pericolosa con consolidamenti relazionali internazionali di narcos sudamericani e che usava come punto di entrata di grosse quantità di droga il porto di Gioia Tauro. Così il GUP di Reggio Calabria, nella sentenza di primo grado, aveva descritto l'associazione criminale che faceva capo ai fratelli Giuseppe e Alfonso Brandimarte. Quell'impostazione viene fatta propria anche dai giudici della Corte d'Appello di Reggio, che alla fine della scorsa settimana hanno depositato le motivazioni alla sentenza di condanna nei confronti dei 17 imputati finiti nell'operazione denominata Puerto Liberado e accusati di traffico internazionale di cocaina. I giudici di Piazza Castello, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal GUP di Reggio Calabria, hanno fatto cadere l'aggravante della transnazionalità, ma per il resto hanno confermato in pieno l'atto di accusa messo in piedi dalla Procura Antimafia. Uno dei dati importanti, confermati anche in appello, è l'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Le indagini che portarono a individuare la rete che faceva capo ai fratelli Giuseppe e Alfonso Brandimarte e che operava grazie alla complicità di operatori portuali infedeli è stata lunga e complessa. Un'indagine però seria e approfondita che ha consentito di portare in aula un impianto accusatorio che ha retto sia in primo che in secondo grado. Cerimonia questa mattina di insediamento di Giovanni Bombardieri alla Procura di Reggio Calabria.
Si è insediato questa mattina il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. La sua nomina è stata decisa all'unanimità dal plenum del CSM lo scorso 11 aprile. Subentra al predecessore Federico Caffiero De Rao, da novembre procuratore nazionale antimafia. Proprio ieri, alla Corte d'Appello di Catanzaro, Bombardieri ha salutato i colleghi del distretto di cui era procuratore aggiunto. Anche quella di oggi è stata una cerimonia significativa. All'udienza, nel tribunale, erano presenti tutte le alte cariche dello Stato. Proprio ieri, durante il saluto a Catanzaro di Bombardieri, Gratteri ha definito il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio buono, prezioso e generoso. A Bombardieri, che ha cominciato la sua carriera in magistratura come giudice a Locri, per poi proseguire come sostituto alla Procura di Roma, dove è rimasto sino al 2012, anno in cui è stato nominato procuratore aggiunto a Catanzaro, Gratteri, su sollecitazione dei cronisti, ha fornito alcune utili indicazioni, paterni consigli sull'ambiente, sul clima, che troverà in riva allo stretto un mix di falsità ed ipocrisie. Troverà ad attenderlo molti adulatori, ma lui saprà capire perché è intelligente, chi è onesto e chi recita. A Reggio, ha aggiunto Gratteri, esiste una criminalità organizzata cruda e violenta, ma esiste anche una criminalità non organizzata, la cosiddetta zona grigia, non meno pericolosa dell'andrangheta, non meno pericolosa di quella che lui ha incontrato a Catanzaro. Dopo il giuramento per Bombardieri, battesimo pubblico alla Sala Versace. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Dopo anni di tentativi di risanamento andati a vuoto, la gestione del debito dell'ASP di Reggio è stata commissariata per porre fine agli scandali delle fatture pagate due o più volte o viceversa, mai pagate, gonfiando gli interessi dovuti ai fornitori, mettendo ordine nel caos contabile che è tra le prime cause che ostacolano il risanamento del disavanzo sanitario calabrese. Un apposito decreto firmato dal commissario per il piano di rientro Massimo Scura, dal DG del Dipartimento Tutela della Salute Bruno Zito, dal dirigente di settore Vincenzo Ferrari, ha stabilito che a chiudere la contabilità pregressa dell'azienda diretta dal DG Giacomino Brancati non sarà l'attuale management, ma un soggetto esterno, l'addizione tecnica e soggetto attuatore, nominato da Scura. Si tratta di Consolato Campolo, attualmente dirigente amministrativo dell'ASP di Vipo. Cambiamo ancora pagina, ci occupiamo di Bovalino Bagnara. Si farà? Sì, no, non si sa. Questo è un interrogativo ruotato attorno alla conferenza che si è tenuta presso l'aula consiliare del comune di Bovalino ieri pomeriggio, a cui hanno preso parte diversi sindaci. Si fa o no? Intorno a questo interrogativo è ruotata la conferenza stampa tenutasi presso l'aula consiliare del comune di Bovalino ieri pomeriggio e a cui hanno preso parte diversi amministratori degli enti e dei comuni interessati al progetto della Bovalino-Bagnara, la grande arteria trasversale di collegamento tra la statale 106 Ionica e la 3, un'opera strategica e di cui si parla dagli anni 70 che dovrebbe collegare con un percorso stradale lungo 39 km due importanti pezzi di strada. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Bovalino, l'avvocato Vincenzo Maisano, che ha posto in luce con entusiasmo la compattezza di tutti i sindaci della Metro City sulla questione. Diciamo che è anche una conferenza stampa che vuole mettere un punto fermo. La facciamo o non si fa? Questo deve essere poi il diktat che vogliamo dire. Non si possono prendere in giro delle comunità per così tanto tempo. Si parla di questa strada dagli anni 50, siamo nel 2018 ed è davvero inverosimile che al giorno d'oggi per 39 km di strada, di cui una parte è già realizzata, si debba perdere così tempo e soprattutto che le comunità di questi territori rimangono così tanto tempo nel limbo e non sappiano più cosa fare. E in questo senso mi rivolgo anche a tutte le famiglie, a tutte le persone che hanno avuto dei grossi problemi quando c'è stato l'avvio del primo tratto della Bagnara a Bovalino, quello che da Bovalino arriva a Platì, passando per il territorio del comune di Careri, quindi della frazione di Natile. Anche là si dovranno fare degli accorgimenti strutturali affinché la strada non sia un'occasione di creare delle gravi incolumità alle famiglie a quel territorio, ma sia un'opportunità di sviluppo. Quindi credo, e in questo senso va anche il mio pensiero a queste famiglie, che il tracciato e tutto quello che debba essere poi effettuato dal punto di vista progettuale debba tenere conto e salvaguardare quel territorio e quel,
quel centro abitato che è di fondamentale importanza. Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco di Benestare e presidente del comitato dei sindaci della Locride, Rosario Rocca, che con la veemenza che lo contraddistingue ha parlato di inizio di una nuova battaglia. Questa conferenza stampa segnerà anche un momento di inizio di un nuovo percorso, di una nuova battaglia che vedrà come attori coinvolti non solo i sindaci, la città metropolitana, la regione, le istituzioni, diciamo, ma anche la nostra gente, i nostri cittadini che proprio su quest'opera sono stati tragicamente offesi e ingannati per 50 anni. La Bavolino Bagnara è stato oggetto di discussione in ogni campagna elettorale, è stato un annuncio propagandistico di tutte le forze politiche che ci hanno governato fino ad oggi, ma la nostra gente oggi chiede di uscire da questa condizione di isolamento e ritengo che la Bavolino Bagnara rappresenti in questo senso un'opera strategica, riconosciuta come tale intanto dallo statuto della città metropolitana, ma un'opera che andrebbe a collegare l'intero territorio metropolitano. Oggi parliamo del grandissimo risultato della ZES a Gioia Tauro, ma è un territorio che è isolato rispetto alla Locride, che conta 150.000 abitanti. Nei prossimi giorni chiameremo i consigli comunali di tutti i comuni della città metropolitana, la regione Calabria, il consiglio metropolitano a sostenerci, così come le parti sociali, i sindacati che già si sono resi in altre occasioni disponibili, Confindustria che oggi stesso terrà un incontro analogo a Reggio Calabria dove si parlerà anche di Bavolino Bagnara, quindi qualcosa si sta muovendo, vogliamo cogliere questi come dei segnali positivi e soprattutto vogliamo ridare una speranza a questo territorio e mi auguro, e qua ci giochiamo veramente questa battaglia, che la gente, la nostra gente esca da questa dimensione di rassegnazione che ha caratterizzato negativamente questa terra. Dobbiamo essere positivi, si parte oggi, sarà un mese, il mese di giugno, perché oggi indiremo una grande manifestazione che faremo sui piani dello Zilastro nel mese di giugno, una grande manifestazione delle istituzioni e del popolo perché vogliamo vedere questo territorio rinascere. Presenti anche il sindaco di Bianco, Aldo Canturi, quello di Sinopoli, Annunziato Danaro, di Cimina, Giusy Caruso e di Scito, Giuseppe Zampogna, mentre tra il pubblico l'ingegnere Filippo Papalia, promotore storico del comitato Pro Bavolino Bagnara. A prendere la parola anche Emanuele Olivieri, sindaco di Melicucca e presidente del comitato dei sindaci Città degli Ulivi. Noi sentiamo fortemente la necessità della realizzazione di questa infrastruttura. Ormai da tanti anni che si parla di questa Bavolino Bagnara. Pensiamo che sia arrivato il momento di rimetterla di nuovo sul tavolo istituzionale con forza, chiedendo agli enti sovracomunali, quindi alla città metropolitana, alla regione, alla nostra deputazione, di farsi carico per la realizzazione di quest'opera. È un'opera di 38 chilometri, quindi non è nemmeno un'opera mastodontica, però è un'opera che sicuramente toglierà dall'isolamento molti, molti comuni dell'entroterra. Bacchetta alla Metro City, anche l'assessore al ramo, il sindaco di Polistera a Tripodi. La situazione della viabilità è precaria, ma ancor più sterpi e rovi un po' ovunque. Bacchettata del sindaco di Polistena alla città metropolitana, in particolare al settore della viabilità, per conclamata inadempienza sull'ordinaria manutenzione della SP4, la circonvallazione che attraversa la cittadina. Il primo cittadino, Michele Tripodi, parla di inerzia, spedendo una diffida ad agire a chi di competenza. Il sindaco, nella missiva inviata al dirigente del settore viabilità, sottolinea che nonostante i ripetuti solleciti formali e verbali, è evidente l'inerzia del settore viabilità nel provvedere a rimuovere i pericoli e il totale degrado in cui versa la circonvallazione di Polistena, di esclusiva competenza della città metropolitana di Reggio Calabria. Sterpi e rovi, fa presente Michele Tripodi, insidiano la carreggiata, ambo i lati, la segnaletica orizzontale è completamente inesistente, l'illuminazione degli svincoli non funziona, l'asfalto in più punti è danneggiato, i canali di scolo delle acque sono otturati determinando frequenti allagamenti del
un'arteria. Tutto questo, continua ancora il primo cittadino, determina, oltre che uno stato di pericolo costante per chiunque percorra la strada, che non vede alcun intervento di manutenzione, almeno da un anno a questa parte, un danno all'immagine della stessa comunità di Polistena. Chiunque entri nella nostra città, aggiunge l'amministratore, non può non notare lo stato di abbandono della circonvallazione che, a differenza di come è tenuto il resto della città urbana, non passa inosservato. Pertanto il sindaco di Polistena diffida il settore di viabilità della città metropolitana a voler procedere con urgenza alla messa in sicurezza della circonvallazione. Si è svolta presso la Sala Calliope della Libreria Mondadori un convegno organizzato dall'Associazione Culturale Volo sui dati raccolti dal registro tumori della provincia. Sabato scorso, presso la Sala Calliope della Libreria Mondadori di Siderno, ha avuto luogo un convegno divulgativo servito per analizzare i dati raccolti dal registro tumori della provincia reggina. Un'occasione servita anche e soprattutto per centrare l'attenzione sull'importanza di fare prevenzione e cura. Il convegno, moderato da Filippo Todaro, è stato organizzato dall'Associazione Culturale Volo. I lavori sono stati introdotti da Giuseppe Caruso, presidente onorario dell'associazione, e sono iniziati con i saluti della presidente Emma Serafino, ai quali ha fatto subito seguito un intervento del sindaco della città Pietro Fuda. Le relazioni ufficiali sono state sviluppate poi da Filomena Zappia, direttore del registro tumori dell'ASP di Reggio Calabria, e da Francesco Serranò, dirigente medico dell'unità operativa oncologica dell'ospedale di Locri. Il taglio divulgativo che è stato dato al convegno, la sapiente regia di Filippo Todaro e l'intervento di Giuseppe Caruso, presidente di Volo, hanno favorito il successivo dibattito che si è svolto nella sala, con la partecipazione numerosa e interessata dei presenti. Abbiamo assolutamente riscontrato quello che hanno detto in televisione o hanno detto i giornali. I dati sono quelli prodotti dal comune di Caprico. La questione della terra dei fuochi, il pentito che adesso è morto, aveva parlato 15 anni fa. Il problema è che si è posto il governo, non faccio colore politico, a livello centrale sono posti che per ripulire e bonificare la terra dei fuochi ci voleva una finanziaria, e allora hanno ritenuto opportuno tenere tutto sommerso. Questo è successo a Napoli, Napoli è in Italia dove siamo noi, in Calabria sta succedendo qualcosa del genere. Su iniziativa de Il Paesano, il giornale che si edita a Bivongi, si andrà a scuola di greco antico per non dimenticare le proprie radici. La redazione del bimestrale Il Paesano di Bivongi, che pubblica tutto ciò che accade in paese e raggiunge gli emigrati sparsi in Australia, Argentina, Stati Uniti, Africa e Canada, a circa 30 anni dalla sua riedizione, dopo varie richieste dei propri lettori e studiosi, ha deciso di programmare un corso di greco antico. Ciò per un ritorno alle origini, a quella lingua che anche in quest'area della Magna Grecia si parlava e ora si è persa, lingua madre di cui si conserva solo qualche vocabolo. Il corso sarà curato da dottori in lettere classiche e le lezioni saranno anche pubblicate sul bimestrale Il Paesano. Di sicuro è finalizzata ai giovani, ma è aperto a tutti. Per partecipare al corso non sono richieste conoscenze di base, anche se avranno meno difficoltà quanti hanno avuto qualche approccio con il greco e poi messo in un cantuccio. Recuperare perciò le origini di Bivongi, riconoscere l'etimologia, scandire i vocaboli e acquisire la grammatica di base, guardando all'antica Grecia. Corso che fornirà agli iscritti conoscenza morfologica, nomi, aggettivi, avverbi, pronomi, fonetica e sintattica, in modo tale che alla conclusione si possa già avere una certa padronanza per poter esprimere qualche frase, come per esempio «Caire o filoi tes coilados tu stilaro», «Buongiorno amici della vallata Stilaro», oppure «Espastoi en te coiladi buzzanta tu stilaro», «Benvenuti nella vallata bizantina dello Stilaro». Alcuni si chiedono se ha senso far rivivere questa lingua, anche se il greco antico non è mai morto. Di sicuro sì, perché bisogna offrire la possibilità di non perdere un patrimonio che ci appartiene, perché il greco antico, tra l'altro, è un nostro patrimonio ed è stato alla base di molte grandi opere letterarie, come le tragedie messe in scena nell'Atene del V secolo, permettendo alla tradizione teatrale di fiorire e di attraversare il mare giungendo nella nostra terra.
Molti suoi termini, inoltre, sono stati rubati dalla lingua latina e dai romani. Il greco antico è studiato nelle università, nel corso di lettere classiche e nei licei classici di poche nazioni europee. Da un punto di vista scientifico, la linguistica non studia le lingue, studia gli esseri umani che parlano le lingue. Quindi prima vengono persone e poi eventualmente le parole, le lingue. Le lingue cambiano quando cambiano le persone che le parlano. Ed è proprio così, attraverso le particolarità di una lingua, in questo caso il greco antico, si può arrivare a comprendere le persone, i greci, che quella lingua l'hanno parlata, non solo per scrivere le tragedie, oppure mi viene in mente Euripide o i dialoghi di Platone, ma l'hanno parlata ogni singolo giorno nel V secolo avanti Cristo, a casa, in famiglia, per dire ti amo, quando viaggiavano. E lo stesso accade con tutte le lingue contemporanee. Oggi ci si interroga più o meno ovunque nel mondo, stiamo perdendo la nostra lingua, quale lingua? In realtà stiamo perdendo noi stessi, questa è la mia domanda. Ho capito poi, studiandolo e parlandone, che magari non entrano nelle orecchie le parole greche, ma entrano nell'anima attraverso questo dialogo che c'è. Non è un monologo leggere un testo greco, è un dialogo silenzioso, ma tra due modi di pensare. La lingua comune, la koinè, per esempio, la cui evoluzione porterà al greco bizantino, è usata come lingua liturgica dalla Chiesa ortodossa greca e a Bivongi, con l'arrivo nel 1994 del monaco Cosmas del Monte Athos, le funzioni erano scandite dal greco antico. Orgogliosamente affermava padre Cosmas, è la lingua della nostra liturgia, che purtroppo sono in pochi a parlare. Nella Bovesia si sta facendo di tutto per conservare il greco antico, di cui Edward Lear, scrittore vittoriano, nel suo diario di un viaggio a piedi del 1874, era rimasto affascinato, ma quando giunse a Bivongi il 16 agosto riscontrò una scarsa presenza di vocaboli greci nel dialetto in uso. Infine, qualcuno entusiasta dell'iniziativa suggerisce di trasferire l'acquisizione del greco antico nella grande manifestazione estiva del mercato dell'Abbadia, che si snoda nel centro storico e ricorda le origini del paese. Episcopeite, Bivongi, Deuro e Elleniche Oikei. Visitate Bivongi, qui il greco è di casa. Torniamo a occuparci di Caulonia. Prima si è parlato di dissesto, di manifesti a morte per il comune, le minacce al sindaco. Ora ci occupiamo di Fogna, che finisce in strada, una strada anche importante. Ci troviamo sulla strada provinciale che porta da Caulonia Marina a Caulonia Superiore. C'è un problema che si ripete puntualmente ogni 15-20 giorni, vero signore Audino? Sì. Cosa sta succedendo? Qua passa un mese, 20 giorni, siamo sempre con le stesse problematiche, sempre la fogna che c'è fuori, qua abbiamo un'attività commerciale, dobbiamo lavorare, si prendono malattie, io non lo so cosa devo fare più. Sono andato al Stato Comune, ogni tanto vengono, sì, però sono molto spiegati questi, non è fare questo lavoro ogni giorno, bisogna fare delle strutture. Un lavoro definitivo, dice lei. Esattamente, perché non si può andare in queste condizioni, un'attività commerciale, siamo con le mani esclusivamente nella merda, scusate la definizione, però è così, non si può lavorare così, bisogna fare delle strutture adeguate. Io non so con chi devo parlare. In pratica cosa sta succedendo? Guardi, io non lo so, ogni volta qua... Che c'è la fogna che viene fuori, dal tombino? Esattamente. Del comune? Due tombini, uno quello avanti. Ce ne sono due, uno è là. Arriva qua, e l'altro invece è da quell'altra parte. Sale, lì, proprio sale. Vengono poverino con l'autospurgo. Quindi... Però con un tubo la spurgono un giorno e capace, dopo tre giorni, stesso problema. Cioè io non lo so con chi devo parlare. Le autorità preposte devono vedere cosa devono fare, io non lo so. Gentilmente... Quindi è un problema che si presenta sempre in sostanza. Sempre, diciamo, 7-8 volte l'anno, i comuni ci hanno intabulati e loro lo possono dire, io non è che voglio per dire delle stronzate giustamente per farmi la faccia, però io c'ho un'attività, come dire, commerciale. Qua c'è un'attività commerciale, esatto, c'è il gommista. Gente, dall'altra parte addirittura c'è un asilo nido, credo, esatto. Quindi ci sono i bambini vicini, non è una cosa bella, insomma. No, ma la puzza,
poi la gente viene, quella volta ti schizza una volta, cioè come vuoi scendere ti schizzano addosso più di una volta. E certo. Penso che non è una cosa, io non so con chi devo parlare. Vedete, andiamo a vedere quanto vicina è, vedete questa, guardi, è questa è la fogna che esce, sì, e sì, poi sì, l'ingresso proprio dell'attività commerciale, sì, del signore. Devo quindi parlare. Eccola qui, questa è fogna pura, si sente, sente la puzza, Lorenzo arriva, eccolo qui, esce da qui, proprio esce da qui. Vede, vede che esce. E questa è l'attività del signore, dov'è? Le lamentele. Polo della legalità a Cittanova. Da ieri prende il nome di 9 vittime della mafia. In principio il polo della legalità a Cittanova, la struttura nata con i fondi PON per la sicurezza, era stato intitolato a Francesco Vinci, giovane militante del PC che nel 1976 fu vittima innocente e involontaria di un agguato ndranghetista. Poi una sala della stessa struttura è stata dedicata al valoroso vice brigadiere dei carabinieri Rosario Iozia, ucciso da sicari dell'ndrangheta nelle campagne di Cittanova. Ieri, per rimediare al torto subito e non far passare le altre vittime innocenti di 'ndrangheta, per l'esattezza 9, tutte cittanovesi per vittime di serie B, l'amministrazione comunale con il sindaco Francesco Cosentino ha voluto celebrarle con un parterre d'eccezione, soprattutto per spegnere ogni polemica nata all'indomani di quel 40° anniversario della scomparsa di Francesco Vinci. A ricordarle e a testimoniare il valore di quelle perdite, sia per i familiari sia per la comunità di Cittanova, sono arrivati il procuratore della Repubblica di Palmi, Ottavio Sferlazza, il procuratore aggiunto della DDA Regina Gaetano Paci, il prefetto Vincenzo Panico, alla guida da 2 anni del comitato istituito presso il Ministero degli Interni sull'effettiva tutela per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di mafia, il presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria Luciano Gerardis, il referente di Libera per la Calabria Don Ennio Stamile. Importante che ci sia questa presenza istituzionale, rappresentanti dello Stato, perché insieme possiamo fare memoria e soprattutto impegnarci, ciascuno nel proprio ambito, a far sì che oltre alla memoria ci sia anche il nostro impegno quotidiano per la verità e per la giustizia, perché molti familiari purtroppo, come sappiamo, ancora attendono giustizia, attendono verità. E questa giustizia dipende dall'impegno di tutti, dipende dall'impegno istituzionale sicuramente, ma dipende anche dall'impegno quotidiano che tutti i cittadini liberi e responsabili, ecco, non possono dare, il contributo che possono dare a questa opera davvero meritoria. Come è stato scritto anche nel manifesto di oggi, senza memoria non viviamo, e quindi noi siamo la memoria che viviamo. E allora attraverso questa memoria per le nuove generazioni significa davvero tanto, perché significa consegnare loro un'eredità straordinaria di persone che, insomma, ci hanno preceduto e che si sono impegnate anche, no, per la legalità, per la giustizia. Molte persone, molte di queste che ricorderemo stasera, erano semplici cittadini che si sono trovati purtroppo in posti particolari e sono stati oggetto di crimini davvero assurdi. Anche per loro, direi soprattutto per loro e per tutti coloro i quali si sono impegnati per la legalità, per la giustizia, per la liberazione di questa terra, insomma, significa davvero tanto poter fare memoria e poter consegnare ai giovani questa grande eredità. Nella affollata sala erano presenti all'evento anche i vertici dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza provinciali e della Questura di Reggio Calabria. Giovedì 24 di maggio, 18:30, sede dello spazio culturale MAG, la Ladra di Libri, l'attore, regista e conduttore Telemia Pino Carella presenterà il proprio libro Il Teatro di Pino Carella, storie di altri tempi. 24 di maggio, ore 21, a Siderno, in piazza Porto Salvo, si terrà l'evento Note di Memoria, organizzato da Libera Locride in ricordo di Gianluca Congiusta. Sabato 26, ore 18, presso l'auditorium di Caolonia Marina, si svolgerà il convegno divulgativo Manteniamoci in Salute. Domenica 27 di maggio, ore 18, auditorium di Roccella Ionica, si terrà l'evento benefico Sfilo per te, a favore dell'associazione Angela Serra per la ricerca contro il cancro. Titoli delle principali testate calabresi.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, vediamo l'apertura che riserva subito Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio. Nuovo governo, il prescelto è Conte, Mattarella cauto, riconvocati Fico e la Casellati, stamani tornano al Quirinale. Il nodo, Paolo Savona. Di Maio e Salvini per la presidenza del Consiglio dei Ministri indicano il giurista 54enne, la parola adesso al Colle. Andiamo subito al taglio alto, titolo sottotestata, Regino, il Dominus delle tangenti. In Brianza arrestato dalla Guardia di Finanza l'imprenditore Giuseppe Malaspina. E poi i temi della sanità, commissariata la ragioneria dell'ASP 5, decisione da parte del commissario ad acta Massimo Scura che appare in questa foto. Ci occupiamo di Reggio, aeroporto, Will e Sacal, lo scontro continua. Bovalino Bagnara, i primi cittadini lanciano un referendum tra comuni. E poi Locri, dottoresse aggredite al pronto soccorso. E poi a Caulonia, dissesto dichiarato e minacce alla sindaca Caterina Belcastro. Chiudiamo con il quotidiano del Sud che riserva questa apertura tutta dedicata alla cronaca. Quaro uccisero il figlio, proiettile alla madre. All'origine del delitto, una relazione della vittima con la cognata del boss Gallace, spedite a casa in una busta con la foto di Pino Russo, assassinato nel 1994. Gli diedero fuoco e gli spararono. E ancora giustizia, Bombardieri saluta Catanzaro da oggi alla procura di Reggio. E poi lotta al crimine, tangenti calabresi, anche in Brianza 21 arresti. Ci occupiamo del nuovo governo, Salvini e Di Maio d'accordo e Conte, il nostro premier indicato a Mattarella, vedete Giuseppe Conte in questa foto. Servizio idrico, 5 Stelle, rottamare Sorical e via le società di gestione. Elaborato una mozione che i consiglieri presenteranno in tutti i comuni calabresi, annunciata battaglia sulle tariffe illegittime. Consiglio regionale della Calabria, quello che si è tenuto ieri a Palazzo Campanella, niente numero legale ancora una volta, Guccione verifica, Oliverio lo sfida, Ferro e Cannizzaro salutano. E poi Caulonia, minacce a sindaco e manifesti mortuari per il comune. Tensione a Caulonia sulle cartelle tari, Tasi, RSU e acqua. E poi ancora Reggio taglio basso sul corso Garibaldi e caccia ai topi. I roditori fanno capolino dalle vetrine dei negozi, mastelli al sole, pulizia scarsa, tutta l'aria è infestata. Commercianti in crisi al lavoro con le ramazze. Diamante, confiscata la lavanderia di un uomo affiliato al clan Muto, formalmente intestata alla moglie. Era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Invece per la giustizia, Bombardieri saluta Catanzaro, da oggi sarà nuovo procuratore a Reggio Calabria. Situazione meteo. Condizioni atmosferiche in Calabria. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo oggi in Calabria, non sono previste piogge, nuvolosità irregolare soltanto dal primo pomeriggio per quanto riguarda le temperature sopra i 20 gradi, il mare sarà calmo. Grazie per il gentilissimo ascolto. Così finisce il nostro giornale, grazie per l'attenzione, riepilogo. Minaccia al sindaco di Caulonia, manifesti a morte affissi sui muri della cittadina. Commissariata la ragioneria ASP Regina, un commissario gestirà il debito. Il sindaco di Polistena diffida la città metropolitana, incuria nella viabilità. Consiglio regionale fuori Ferro e Cannizzaro, votata incompatibilità. Bombardieri, primo giorno di lavoro a Reggio Calabria, insediamento in procura questa mattina. Bovalino Bagnara, referendum, si torna a parlare, incontro di sindaci.